Ma sarò. Sì. No. Sintetico. Sintetico. Questa volta sarò sintetico. E io credo che non sia un caso se ci ritroviamo una serie di osservazioni fatte da singole persone, singoli cittadini. Perché è evidente che ciascuno di queste persone di fatto svolge un'attività di imprenditore agricolo e quindi vorrebbe vedersi maggiormente tutelato nella sua attività, che come dicevo prima non è semplice, tutt'altro, anzi, e vorrebbe avere una maggiore tutela e garanzia dal PTCP e invece vede la sua osservazione, il suo suggerimento, perché a me piace di più il termine suggerimento, anche se il termine tecnico è osservazione, però di fatto si tratta di suggerimenti utili che ci vengono da chi svolge queste attività. E credo che faremmo una buona cosa se ogni tanto, mica dico sempre, ma ogni tanto, dessimo un segnale di ascolto di chi il territorio lo vive, di chi queste attività le svolge con tutta la fatica che ciò comporta e accogliessimo i suoi suggerimenti. E l'emendamento che andiamo a proporre chiede proprio questo, di accogliere questo suggerimento, questa osservazione. E invece la Giunta questo suggerimento l'ha respinto, non l'ha accolto. La controdeduzione della Giunta ha detto picche. Noi ci auguriamo che il Consiglio provinciale, che dovrebbe essere l'organismo che maggiormente è sensibile a quello che il territorio dice, suggerisce, dia un segnale di discontinuità, di dignità anche del proprio ruolo e che sappia dare un parere favorevole a questo emendamento che corregge la valutazione che è stata fatta dalla Giunta. Grazie.